Benvenuti a Fabbriche Aperte! Questa è un'edizione speciale perché quest'anno festeggiamo i 10 anni di età. È un traguardo importante anche perché in questi anni Fabbriche Aperte è diventata sempre più grande. Sono aumentate le aziende partecipanti e siamo aumentati anche noi. Quest'anno siamo quasi 1000! Auguri Fabbriche Aperte! Auguri Fabbriche Aperte! Ma prima di visitare le aziende, fare immagini e foto, tutti gli studenti si sono preparati in classe. Come? Leggendo i dépliant sulle fabbriche, guardando i siti delle aziende per capire cosa producono, in quali mercati vendono e quali professionisti ricercano. Bene, vediamo allora, dopo tutto questo lavoro di preparazione, come i nostri primi inviati ci raccontano le aziende di Fabbriche Aperte. ADR La Sassellese è un'azienda moderna ed efficiente. Produce dolci da forno della tradizione ligure, tra cui i famosi amaretti morbidi e i baci di Sassello e i canestrelli. Investe continuamente in innovazioni e in una strategia di qualità globale certificata. Vanta un processo produttivo moderno ed efficiente che consente di arrivare fino a 18.000 kg di prodotti al giorno. Tutto questo ha consentito una crescita che ha portato ADR SPA in diversi paesi, tra i quali Germania, Olanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, Cina, Australia, Qatar. È leader a livello mondiale nella gestione di terminal container. E APM Terminals. Ha una rete globale di terminal di 72 impianti in 69 paesi che servono oltre 60 compagnie di navigazione. Oggi APM Terminals è impegnata a costruire e gestire un moderno terminal container di livello mondiale nel porto di Vado Ligure. Verrà inaugurato nel 2018 ed avrà una banchina di 700 metri e 19 ettari di piazzale per servire il mercato del nord Italia. Quando il progetto Fabbriche Aperte è iniziato, io avevo 3 anni, non andavo nemmeno a scuola. Alcuni studenti della prima edizione sicuramente oggi stanno lavorando nelle aziende che hanno visitato. E infatti la domanda che ci poniamo è: ma dopo 10 anni, quali sono stati i risultati raggiunti? Fabbriche Aperte decima edizione significa 6.400 ragazzi coinvolti in circa 130 visite aziendali. Sono aumentate le iscrizioni agli istituti tecnici, sono aumentate anche le possibilità di occupazione diretta da parte di chi si diploma nell'istituto tecnico e senza trascurare il fatto che almeno metà dei giovani che hanno preso certi indirizzi scolastici hanno poi ritenuto di proseguire per l'università. Quindi crediamo che la strada da percorrere sia questa, siamo molto orgogliosi di essere arrivati al decimo anno e crediamo che possiamo ancora farcela andare avanti per favorire questo tipo di iniziativa. Quali obiettivi vi ponete per le prossime edizioni? Stiamo lavorando per mettere a disposizione dei giovani conoscenze, opportunità e indirizzi per fare in modo che le loro potenzialità e le loro vocazioni vengano valorizzate al meglio. Io credo che sia importante che seguiate le vostre inclinazioni, le vostre ambizioni, i consigli della vostra famiglia, ma che lo facciate sapendo che cosa questo territorio, il vostro territorio, può davvero offrirvi per non trovarvi tra qualche anno con una laurea importante in mano, ma senza un lavoro davanti. È giusto che studiate, che vi impegnate anche in base a quello che può essere uno sbocco occupazionale, e questo progetto vi apre una finestra su quello che può essere nella vostra provincia. È bello vedere tanti adulti con ruoli così importanti, impegnati per il nostro futuro e per quello della provincia di Savona, dove ci sono tantissime aziende che hanno bisogno di giovani, come le prossime che ci raccontano i reporter di Fabbriche Aperte. La Bitron produce prodotti per i più importanti marchi automobilistici mondiali. Pressostati, sensori, pedali acceleratore.
Lo stabilimento di Savona è anche leader europeo nella progettazione e produzione per il mercato motociclistico. Il gruppo Bitron Industria ha 13 siti produttivi, in Italia e all'estero, e più di 6.000 dipendenti. Qui si cercano laureati e diplomati in materia tecnica. Bombardier Transportation Italy progetta e produce locomotive per il trasporto passeggeri e merci. Nel 2013 ha acquisito una commessa di 29 locomotive E464 per passeggeri e portato a 728 il numero complessivo della flotta. Bombardier sta consegnando i treni ad altissima velocità Frecciarossa 1000, di cui ha vinto la gara di fornitura per Trenitalia insieme ad Ansaldo Breda. Sono in corso le omologazioni dei treni per portarli a viaggiare da 300 a 360 all'ora. I dipendenti sono quasi 600. Il mondo dell'industria è affascinante. C'è tantissima tecnologia e innovazione. Le aziende, infatti, devono fare prodotti sempre migliori. Ma cosa significa innovazione? Ce lo spiegano i giovani per la scienza. Innovare significa inventare e rendere applicabile l'invenzione. E per questo servono competenze qualificate. Così si garantiscono nuovi sviluppi di offerta di prodotti e servizi, processi e strumenti per garantire un vantaggio competitivo sostenibile. Con la consapevolezza che anche i prodotti più semplici sono sempre migliorabili. Innovazione significa ottimizzazione degli spazi e continuo miglioramento per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Innovare significa rendere disponibili i prodotti in maniera sempre più efficiente e sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. L'innovazione è know-how che consente le migliori performance possibili. Innovazione significa investimento continuo, che consente una riduzione dei consumi, dei motori per esempio. Innovare significa anche adottare impianti e processi tecnologicamente avanzati, adeguandosi a tutti gli standard di sicurezza alimentare. Oppure introdurre veri e propri metodi di progettazione o modelli di business. Innovazione è rispetto degli standard di qualità e delle certificazioni di prodotto, anche a livello internazionale, cosa che determina ogni giorno un severo incremento dei controlli di qualità sulla produzione. Quindi innovare significa rimodellare le industrie e così trasformare le città e le nostre vite. Sinceramente, avevo un'altra idea delle aziende. Non pensavo fossero così moderne, con macchinari e reparti così avanzati e in tutti i settori produttivi. Vediamone altre, sempre in provincia di Savona e sempre raccontate dagli studenti inviati di Fabbriche Aperte. Cavour è leader in Italia nella produzione di morsetti per quadri elettrici. Produce inoltre alimentatori, prodotti elettronici per quadri elettrici, componenti per impianti elettrici civili e industriali, sistemi per la connessione e la sicurezza di impianti fotovoltaici e sistemi di identificazione. L'organico ha 80 dipendenti. Continental Brakes Italy produce freni. Nel 2015 ha prodotto 4 milioni di freni. A Cairo Montenotte i dipendenti sono 388, di cui 39 nel reparto di ricerca e sviluppo. La produzione industriale si affianca alla ricerca continua di nuove soluzioni tecnologiche, alla sicurezza, al rispetto dell'ambiente e alla soddisfazione del cliente. Lo stabilimento della Esso Italiana SRL è un impianto moderno e avanzato.
la Esso Italiana SRL, società che fa parte del gruppo ExxonMobil, è in grado di produrre 400 tipi diversi di lubrificanti finiti. Altissima è l'automazione dei processi nei due impianti di miscelazione, nelle 8 linee di riempimento e imballaggio e nei magazzini di stoccaggio per materie prime e prodotti finiti. Quindi queste aziende hanno centri di ricerca e tecnologie avanzate, investono in innovazione per migliorare i prodotti o i servizi, per crescere sui mercati e per rispettare sempre di più l'ambiente. Ce lo raccontano i giovani per la scienza. La scienza aiuta a tutelare l'ambiente, lo vediamo nelle aziende che stiamo visitando. Un esempio è la pulizia dei macchinari attraverso prodotti biologici e non più chimici. Oppure l'introduzione di sensori di luminosità e l'impiego di sorgenti illuminanti a LED con abbattimento di consumi. L'adozione di sistemi energetici interconnessi, del resto, consente di ottimizzare i consumi e di ridurre le emissioni di CO2. La scienza, applicata all'ambiente, consente di controllare le emissioni nelle acque e nell'atmosfera e il livello dei rumori. Per esempio monitorando gli specchi acquei per prevenire la diffusione di agenti inquinanti e controllando il livello dei rumori. Realizzando processi sempre più sicuri per evitare fuoriuscite anche accidentali. E a risparmiare nelle materie prime utilizzando per esempio fino all'85% di vetro riciclato. La gestione attenta e il miglioramento degli impatti ambientali è confermata dalla certificazione ISO 14001 ottenuta dalle aziende. Dalla partecipazione al programma internazionale Responsible Care di promozione dello sviluppo sostenibile. Il rispetto per l'ambiente si ottiene anche progettando velivoli che consumano meno combustibile. E promuovendo buone pratiche quotidiane e l'acquisto di beni e servizi a basso consumo energetico. Insomma, rispettare l'ambiente significa avviare una vera e propria policy aziendale con obiettivi a breve e medio termine. Guardando questi reportage si capisce che le aziende cercano sempre nuovi professionisti, soprattutto in materie scientifiche. Perché servono periti, ingegneri, meccanici, biologi, chimici e tanti altri. Qui siamo a Ferragna Solis. Questa azienda produce e commercializza moduli fotovoltaici in silicio cristallino, installando anche impianti fotovoltaici chiave in mano in tutto il mondo. Dal 2010 ad oggi, con un organico di tecnici diplomati e laureati in elettronica, ingegneria elettrica e gestionale, ha prodotto più di 560.000 moduli fotovoltaici realizzati proprio qui, nel sito di Ferragna. Oggi è infatti uno dei principali produttori italiani di fotovoltaico. Infinium Italia opera da quasi 50 anni a Vado Ligure. Produce l'intera gamma di additivi per oli e lubrificanti. Continui investimenti in tecnologie e risorse umane ne fanno una delle più importanti realtà al mondo in questo settore. Infinium esporta in Europa, Asia ed America per le principali società petrolifere e i produttori di oli e lubrificanti. Occupa oltre 200 persone, con un indotto locale di oltre 20 milioni di euro. Oggi siamo a Loano 2 Village. Loano 2 Village, con 360 unità abitative e più di 200.000 presenze all'anno, è una delle più importanti strutture ricettive del nord-ovest. Il resort, hotel e residence, si sviluppa su 4 ettari di giardino e si distingue per la sua valenza polifunzionale. Villaggio turistico, meta principalmente di famiglie italiane e straniere, importante centro congressuale ed elegante location per cerimonie ed eventi. Chiaro, qui a Savona ci sono diverse opportunità di lavoro nelle aziende, con possibilità di crescere professionalmente. Durante le visite abbiamo potuto incontrare chi lavora in queste aziende. Sentiamo cosa ci hanno detto.
Sono perito chimico, lavoro in Infineon da quasi 20 anni. Sono un capolinea di una linea di assemblaggio di frena tamburo. Sono l'addetto al servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'ufficio sicurezza ambiente. Lavoro in Bombardier da oltre 16 anni, mi occupo di ingegneria meccanica e mi piace questo lavoro perché mi permette di vedere sempre cose nuove e interessanti. Lavoro in un gruppo di ricerca e sviluppo. Questo mi permette di viaggiare molto e mi dà la possibilità anche di conoscere altre realtà al di fuori di Vado Ligure. Questo lavoro mi piace perché è un lavoro dinamico, un lavoro che mi permette di interagire molto con le persone. La cosa bella del mio lavoro è che è un lavoro multidisciplinare che mi permette di conoscere tante cose e ogni giorno mi propone delle sfide diverse. Sono ingegnere di processo nell'impianto di produzione, imballaggio, oli lubrificanti Esso Italiana di Vado Ligure. Mi occupo prevalentemente di commerciale. Il mio ruolo è responsabile lavorazione metallica. Mi sto occupando di controllo qualità sui pannelli fotovoltaici. Il mio lavoro è piacevole in quanto mi occupo comunque di un prodotto che aiuta l'ambiente e quindi dovrebbe sostituire nell'arco degli anni tutta una serie di produzioni che sono particolarmente inquinanti. Un aspetto che trovo particolarmente affascinante e stimolante è la stretta collaborazione con il reparto di ingegneria, che mi permette non solo di applicare in un reale contesto industriale i concetti tecnici appresi durante il percorso formativo, ma anche rimanere costantemente aggiornato su nuove tecnologie e quindi farmi promotore di cambiamenti e di innovazioni per l'impianto. Il mio lavoro mi piace molto perché vendere questi buoni prodotti di qualità è molto gratificante. È un lavoro mai monotono, dove si è sempre alla ricerca di miglioramenti sia dal lato umano sia dal lato professionale. Lavoro a Loano 2 Village da circa 7 anni e mi occupo di marketing. Il mio ruolo è quello del marketing manager. Mi occupo della gestione operativa del reparto produzione. Lavoro per Piaggio dal 2004 e sono vice direttore tecnico. Il mio lavoro mi piace perché mi permette di fare quello che volevo fare da bambino, cioè progettare, disegnare aeroplani e poi vederli prodotti e volare, risolvendo problemi sempre più complessi con persone brillanti e da cui riesco a imparare ogni giorno qualche cosa di nuovo. E dobbiamo sempre essere aggiornati sulle novità del settore per cercare di offrire sempre il meglio ai nostri ospiti e dargli sempre quel qualcosa in più per cercare di comunicare al meglio con loro. La cosa che mi piace più del mio lavoro è quando mi trovo davanti a una nuova sfida, quando c'è tutto da pensare, da ragionare, da creare un concept e potermi buttare con creatività in questo sviluppo. Mi piace lavorare in questa azienda perché dà molto spazio ai giovani e punta molto sull'innovazione. Mi occupo di coordinare la sicurezza del lavoro del cantiere. Lavoro in Rifartermine dal 1994. Sono comandante da circa un anno. Mi piace molto proprio perché il mestiere che faccio è tale da rendere sicuro il lavoro delle persone e farle tornare a casa dai propri cari. Il mio lavoro mi piace perché lavoro sul mare, essendo un uomo di mare non potevo trovare di meglio. Un lavoro molto importante dove si necessita una passione e tanta voglia di fare. Sono responsabile della sicurezza e dell'ambiente. Lavoro in trench da 23 anni e sono a controllo qualità finale e ultimamente mi occupo anche dell'assistenza clienti post vendita. Mi occupo di ambiente e sicurezza sul lavoro in coerenza con gli studi seguiti presso l'Università di Savona. Ho fatto l'ITIS elettrotecnico. E mi piace molto questo lavoro perché sono a contatto con tutti i lavoratori, con la realtà produttiva. Mi occupo dell'incolumità di tutti i miei colleghi e del rispetto della tutela dell'ambiente, che per Schneider Electric è un grande valore. La qualità finale del prodotto è la nostra priorità perché da essa dipende il livello di soddisfazione del cliente e quindi occorre molta attenzione e altissima professionalità. Svolgere un'attività rivolta alla tutela dell'ambiente e della salute delle persone è per me motivo di grande soddisfazione. Soddisfazione accresciuta dalla prerogativa di poter lavorare per un'azienda che propone un servizio di trasporto a basso impatto ambientale. Sono manutentore meccanico, mi piace il mio lavoro perché mi permette di poter montare, smontare, revisionare pezzi ed organi meccanici. Devo ammettere che queste visite sono divertenti e utili. Del resto è affascinante vedere tutto il lavoro che c'è dietro gli oggetti che usiamo tutti i giorni. È incredibile! Continuiamo il nostro viaggio per scoprire cose nuove. Maturità Mediterranea SRL è un'azienda italiana dolcissima.
È infatti specializzato nella lavorazione e distribuzione all'ingrosso di miele per l'industria dolciaria. Con sede a Vado Ligure, in provincia di Savona, si occupa dell'intera filiera del prodotto, con controllo di qualità, l'omogenizzazione e la pastorizzazione, lo stoccaggio e la riesportazione del miele in paesi europei ed extraeuropei con clienti nei 5 continenti. Grazie a un innovativo impianto produttivo con tecnologia 100% italiana, l'azienda sta sviluppando nuovi prodotti per il consumo di massa a marchio come le creme spalmabili. Noverasco è azienda leader italiana nel settore della frutta secca e disidratata. Fondata e guidata dal 1908 dalla famiglia Noverasco e oggi riferimento nel settore per prodotti bio e senza conservanti, vanta un processo di pastorizzazione unico al mondo che consente di produrre frutta essiccata morbida senza conservanti. E nel 2015 è inaugurato questo nuovo stabilimento a Carcare. È uno stabilimento tutto nuovo. È stato inaugurato nel 2014. Piaggio Aerospace progetta, costruisce e fa manutenzione di velivoli, motori aeronautici e componenti strutturali. Il centro di eccellenza aeronautica di Villanova d'Albenga fa di Piaggio Aerospace un leader nel mercato mondiale degli aerei executive e special mission, della motoristica aeronautica e dei sistemi aerei per pattugliamento, sicurezza e controllo. Tanto questa visita. È stata una bella esperienza. Mi è piaciuta questa visita. È stata una gita molto interessante. E anche molto istruttiva. Mi è piaciuta molto questa visita. A voi? Sì! Mi sembra che siamo tutti d'accordo. Queste visite sono molto interessanti. Puoi poter fare domande, video, quiz su quanto abbiamo visto. Ci fa veramente capire le cose. Continuiamo? Ok. Qui nel 2016 hanno fatto scalo più di 2000 navi. Hanno movimentato oltre 12 milioni di tonnellate di merci. 1 milione 200.000 passeggeri. Quasi 1 milione di croceristi. Il porto di Savona Vado, con 15 terminal privati e oltre 5 km di banchine, è un vero motore dell'economia savonese. Dal 2012 sta realizzando un nuovo terminal per i container a Vado. Questo consentirà di ospitare le più grandi navi in circolazione. E creerà 640 nuovi posti di lavoro. Qui arriva la frutta da tutto il mondo. Con un'area di 200.000 metri quadri e le tecnologie più avanzate, Reefer può movimentare fino a 400.000 contenitori TU e 600.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli. Circa il 60% del traffico è rappresentato da banane e ananas provenienti dal Centro America e il restante da altra frutta, da Sud America, Sudafrica e Nuova Zelanda. Dal 2015 è stata acquisita da APM Terminals, operatore globale olandese con un network di 62 terminal in 58 paesi distribuiti nei 5 continenti. Qui lavorano 130 dipendenti. Questi servizi ci raccontano un mondo del lavoro che non conoscevamo. Mi sembra di capire che il nostro futuro dipenderà molto dalle nostre scelte di studio, perché le aziende ricercano professionisti soprattutto nell'ambito delle materie scientifiche. Schneider Electric è specialista globale nella gestione dell'energia. È in oltre 100 paesi ed è leader nei settori energia e infrastrutture, processo industriale, building automation e data center. Cairo è uno dei siti all'avanguardia, con 160 persone occupate ed un centro di progettazione e costruzione di trasformatori di misura a media tensione per il gruppo nel mondo.
Trenitalia, qua a Savona, vanta circa 170 addetti. E una superficie di 60.000 metri quadri. Erede delle storiche officine elettromeccaniche Scarpe Magnano di Savona, fondate nel 1919, è attualmente centro di competenza internazionale del gruppo Siemens nella progettazione, innovazione e produzione di trasformatori di misura capacitivi e di condensatori. Aziende ci stanno sorprendendo e piacendo tantissimo. Ma dopo averle conosciute, ci piacerebbe anche lavorarci? Sì, ci lavorerei. Sì, ci lavorerei in questa fabbrica. Sì, ci lavorerei. Sì, ci lavorerei in questa azienda bellissima. Ho sempre apprezzato le industrie. Mi ha interessato molto la visita e vorrei fare qualcosa che riguardi l'industria. Andando qua a Fabbrica Aperte ho già avuto qualche idea per fare magari un lavoro qua. Ok, siamo tutti d'accordo. A me, ad esempio, piacerebbe fare la biologa. Chissà, mi piacerebbe lavorare in una di queste aziende che stiamo conoscendo. Trenitalia gestisce il trasporto passeggeri. È fra i più importanti operatori ferroviari europei. Ogni anno fa viaggiare 500 milioni di persone e con un bel vantaggio sull'ambiente. Con il 76% di gas serra in meno rispetto a chi ha viaggiato in aereo ed il 68% in meno rispetto all'auto. C'è una divisione di passeggeri regionali ed una divisione di passeggeri long haul, cioè con treni a media e lunga percorrenza. Veraglia produce contenitori in vetro cavo, cioè bottiglie e vasi per alimenti. Ha 47 stabilimenti nel mondo, 6 in Italia con 1.100 dipendenti, di cui 400 a Savona. Qui per la produzione di vetro colorato si usa fino all'85% di vetro riciclato, quello che gettiamo nelle campane della raccolta differenziata. La sede di Dega ospita dal 2011 un centro di progettazione all'avanguardia. Ora è interessante capire se abbiamo le idee più chiare. Sentiamo cosa vogliono fare da grandi i ragazzi di Fabbriche Aperte. Io da grande vorrei fare l'architetto. Il pilota di aerei da caccia. Vorrei progettare le auto. L'ingegnere. Lo stesso di volo. Il documentarista. Informatico. Logistic manager. Mi piacerebbe fare l'attore, ma andrò a studiare agraria e farò l'agrono. Amministratrice, marketing aziendale. Lavorare in una nave. Vorrei diventare un ingegnere. Essere un grandissimo imprenditore di tante catene di negozi. L'interprete del sordo muto. E lavorare in un negozio di bici. La ballerina. Mi piacerebbe lavorare in una fabbrica, in un'industria importante per l'ambiente. La grande, io vorrei fare l'ITIS, informatica. Il cameriere sulla nave da crociera. Io l'ingegnere informatico softwareista. Non lo so ancora, però mi piacerebbe cantare o fare la presentatrice. Vorrei fare l'architetto di interni. La grande, vorrei fare il meccanico. La dietologa. Il girataio. L'insegnante di tecnologia. Lavorare in un'azienda. Posto fisso. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. È stato bellissimo. Abbiamo imparato e ci siamo divertiti. Grazie! Ci rivediamo il prossimo anno. Ciao ciao!